pronta colazione la Coccinella Lella e ti offre il tè e un biscotto in un comodo salotto. Grazie, grazie. Fate una colazione felici. Ciao amici, mangiate pure. Ricordatevi che dopo aver mangiato non dovete sporcare il ruscello, perché se è limpido rimane più bello. Avete sentito? Ditelo anche ai vostri genitori quando andate al mare o in montagna che il pattume raccogliete, il paesaggio ci guadagna. Ma che brava la Coccinella Lella! Ma avete sentito che consigli che ci dà? Mi raccomando ai genitori e no, soprattutto i bimbi devono ricordarsi quando vanno a fare il picnic al mare o in montagna, devono ricordare ai genitori di raccogliere il pattume, perché sono i genitori che delle volte se lo scordano lì. Hai finito di lavare i piatti? Adesso devi chiudere il rubinetto, non si sciupa l'acqua così. Guarda, tutta l'acqua sprecata. Ma l'acqua è preziosa, non si spreca. Devi stare più attento, non buttare l'acqua al vento. Conservala con cura. Lo richiede la natura. Sì, torni indietro, adesso mi giro che ho tutta la carrozzeria. È un po' complicato. Ma dove vai adesso? Vai all'osteria? Vado all'osteria del Grillo Mangione. Ah, vai all'osteria il Grillo Gedeone. Ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Il Grillo Gedeone che butta il pattume nell'acqua del fiume. Ma non si può, non si può, non si può. Io ho colto sul fatto. Ma cosa fai, sei matto? Nel fiume nuotano i girini, le rane, i pesciolini. L'acqua è pulita e pura, senza la spazzatura. Non lo farò mai più, non lo farò mai più. Scusa tu e scusa che io. Guarda che lo diciamo al sindaco, se lo fai ancora, ti viene a fare la multa. Non si butta il pattume nell'acqua del fiume e neanche per la strada. Bisogna metterlo nei sacchetti della spazzatura. Vero, Coccinella? E adesso? Si è perso con le bolle. Vieni avanti, va la ranocchia. Mi sembra di sentire la ranocchia. Cosa sono tutte queste bolle? Ma cos'è tutto quel sapone che do? Ma per lavare il tuo girino usi troppo sapone. Devi usarne solo un pochettino. E anche dello shampoo. Ma solo un pochettino bisogna adoperare. Ma è tutto lui. Non si può usare tanto sapone nell'acqua del fiume. Ascolta Olga il mio consiglio. Se vuoi lavare tuo figlio, poco sapone metti nell'acqua dei laghetti, altrimenti saranno pieni di schiuma e di veleni. E dopo i girini, i pesciolini, guarda, sì. E cosa dicono i pesciolini che non stanno su? Cosa dicono i pesciolini? Viva, viva l'acqua pura! Dobbiamo dire tutti insieme? Viva, viva l'acqua pura! Viva, viva la natura! E domenica andare tutti a votare? Non si va al mare perché tanto piove!